Di solito mi piace prendere l'aereo, ma ci sono due o tre cosette che mi danno fastidio. Diciamo che, tolte le ore in cui devo stare su un sedile come una sardina, con un bambino che mi dà i calci sullo schienale, l'unico problema è che... Santo cielo, in aereo si muore di freddo. Vorrei proprio sapere perché questa sofferenza. All'inizio pensavo che impostare temperature gelide all'interno dell'aereo fosse una mossa per aiutare i passeggeri ad acclimatarsi alle diverse condizioni atmosferiche. Che so, magari a destinazione fa freddo. Beh, mi sbagliavo. Per quanto ridicolo possa sembrare, venti gelidi soffiano nella cabina passeggeri per darti il massimo del comfort. Aspetta, scusa? In primo luogo, la temperatura in cabina non è così bassa come sembra. Normalmente viene mantenuta tra i 22 e i 24 gradi e raramente scende sotto i 18 gradi. In effetti, questa è la temperatura media nella maggior parte degli uffici. Allora, qual è il problema? Non dimenticare che mentre viaggi in aereo non ti alzi e non ti muovi praticamente mai. Di conseguenza, il tuo corpo non produce abbastanza calore per riscaldarsi e senti più freddo di quanto succederebbe in circostanze diverse. È pur vero però che se la cabina è al completo, i passeggeri emaneranno abbastanza calore da riscaldare bene l'ambiente. Comunque, esiste un legame tra la pressione e la temperatura nella cabina passeggeri e le persone che svengono a metà volo. In primo luogo, i passeggeri tendono a perdere conoscenza in volo più facilmente che a terra. Questo a causa di una condizione chiamata ipossia, che si verifica quando i tessuti dell'organismo, compreso il cervello, non vengono irrorati abbastanza dall'ossigeno e non funzionano correttamente. Inoltre, una temperatura troppo elevata e una pressione superiore al normale potrebbero peggiorare la situazione e aumentare la probabilità di una reazione negativa. Naturalmente, la temperatura corporea varia da persona a persona. Una temperatura che una persona trova confortevole potrebbe sembrare troppo calda o troppo fredda per un'altra. Per questo le compagnie aeree preferiscono mantenere la temperatura in cabina appena più bassa della norma. E se il motivo è questo, beh, preferisco vestirmi a cipolla piuttosto che far svenire il povero tizio vicino a me. Tuttavia, non ti capiterà di avere capogiri se volerai su un aereo nuovo. Questo perché gli aerei di ultima generazione hanno termostati all'avanguardia che regolano la temperatura della cabina in modo preciso. E anche se non è possibile regolare la temperatura in base ai singoli sedili, gli assistenti di volo possono intervenire per zone. Tra l'altro, i membri dell'equipaggio di solito alzano la temperatura solo su richiesta dei passeggeri, perché per loro non è un problema stare al freddo. Dopotutto, gli assistenti di volo si muovono costantemente, mentre i passeggeri rimangono seduti e rilassati. Ecco perché hanno una percezione della temperatura diversa dalla tua. E infine, hai notato quanto faccia caldo sull'aereo al decollo, soprattutto in rapporto al freddo a metà volo? Questo perché l'aria condizionata in aereo rimane spenta per risparmiare carburante finché l'aereo non decolla. Di conseguenza, il calore corporeo di tutti i passeggeri, unito alla mancanza di aria condizionata, può riscaldare la cabina fino a renderla un ambiente poco confortevole. La temperatura massima sull'aereo non deve superare i 32 gradi centigradi, ma per fortuna è improbabile raggiungerli durante il volo. Ok, ora è chiaro che la cabina passeggeri è così fresca per il nostro comfort. Ma invece la mancanza di umidità? Anche questa lamentela non ha senso? No, anche i piloti ammettono che la cabina passeggeri, in media, sia incredibilmente secca. Da qui il senso di disidratazione. Infatti, l'umidità è di solo il 12%, ovvero un ambiente più secco della maggior parte dei deserti. Purtroppo chi produce aerei non può far molto per risolvere questo problema. L'aria secca si produce quando i voli sono ad altitudini estremamente elevate, dove non c'è praticamente umidità. Naturalmente, un sistema di umidificazione potrebbe risolvere parzialmente questo problema, ma si tratterebbe di attrezzature troppo costose e non ne varrebbe la pena. Inoltre, aumentare l'umidità a bordo potrebbe danneggiare le componenti dell'aereo. A proposito, secondo te, qual è la temperatura più confortevole a bordo dell'aereo? E cosa fai quando senti freddo? Faccelo sapere qui sotto, nei commenti. Comunque, questo fatto della temperatura ha un senso. Ma che dire della stiva in cui viaggiano i nostri cari animali domestici? Che aria tira lì dentro? Molti si sorprendono quando scoprono che la stiva è pressurizzata, proprio come la cabina passeggeri.
Per di più, per rinfrescare la stiva, utilizzano la stessa aria condizionata della cabina. Dato che quest'aria arriva da un'altra parte, quando raggiunge la stiva è più fresca. La stiva è meno isolata della cabina passeggeri. Ecco perché, anche se la temperatura varia in base agli aerei, le temperature in stiva non superano i 7 gradi centigradi. Non è troppo freddo per gli animali che vengono trasportati in stiva? Non c'è bisogno di preoccuparsi. La zona in cui vengono messi viene tenuta ad una temperatura di circa 18 gradi centigradi. E infine, se un aereo trasporta merci sensibili alla temperatura, vengono predisposte delle zone in cui è controllata. Ma se la temperatura all'interno della stiva non è così fredda e l'aria è pressurizzata, perché i clandestini raramente sopravvivono a questa esperienza? Il problema è che queste persone non si nascondono in cabina o in stiva, ma nei passaruota dell'aereo. E quelle sono parti esposte alle temperature esterne. Se la temperatura prima del decollo è di circa 21 gradi centigradi, all'altitudine da 10.700 a 12.200 metri, quella tipica di crociera, può scendere fino a meno 57 gradi centigradi. Pochissimi sono quelli che resistono a temperature così basse, anche solo per un'ora. A proposito, sai perché gli aerei lasciano quella scia bianca chiamata scia chimica? No, scherzo, facciamo in serie. Si chiama scia di condensazione. Sai, io ho sempre pensato che fosse una specie di emissione, proprio come quelle prodotte dalle vecchie auto. Ma a quanto pare, questa scia appare per lo stesso motivo per cui puoi vedere il tuo respiro quando fa freddo. Lo scarico dell'aereo è umido e caldo, e quando si mescola con l'aria gelida e la bassa pressione della quota di crociera, produce vapore acqueo, che non solo condensa, ma può anche congelare. Questo processo ha l'aspetto di una colonna di fumo bianco nel cielo, proprio come il tuo respiro in una giornata fredda. Le scie di condensazione possono variare nello spessore e nella durata, a seconda dell'umidità e della temperatura dell'atmosfera, così come all'altitudine dell'aereo. Questo ci torna utile, perché dalle scie possiamo prevedere il tempo. Considera che se la scia è sottile e dura poco, significa che lassù l'umidità è bassa e quindi il tempo è bello. Ma quando vedi scie grosse e di lunga durata, preparati alla tempesta, perché significa che l'umidità nell'aria è veramente alta. Di tanto in tanto potresti scorgere delle scie, prima dritte e nette, che diventano ondulate, con strani cerchi sospesi in cielo. Questo significa che lassù ci sono turbulenze o che l'aereo sta solcando l'aria a densità e temperature diverse. Un altro fenomeno sorprendente a cui probabilmente avrai assistito è quando due aerei volano vicini, ma uno di loro lascia una scia spessa e lunga, mentre l'altro una scia quasi impercettibile. Il motivo è che gli aerei potrebbero avere motori diversi. Ad esempio, se un aereo ha un motore più recente, il suo scarico potrebbe avere una temperatura inferiore, quindi la scia differirà notevolmente da quella lasciata da un aereo con un vecchio motore. Inoltre, la lunghezza e lo spessore delle scie dipendono dalla potenza del motore e dalla quota di crociera degli aerei. In quest'ultimo caso, si potrebbe pensare che i due aerei volino fianco a fianco, ma si tratta solamente di un effetto visivo. In realtà, si trovano in strati diversi dell'atmosfera. E dato che uno strato può essere molto più umido di un altro, gli aerei lasciano tracce diverse. Così ho finito, ed è il momento di andare in pista. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con gli amici. Ed ecco altri video che penso ti piaceranno. Devi solo cliccare a destra o a sinistra. E ricorda, rimani con noi sul lato positivo della vita.